I fatti di Montevarchi sono inaccettabili. Un'amministrazione comunale che risolve i problemi di pagamento del servizio mensa scolastico danneggiando bambine e bambini è da condannare. Sono queste le dure parole con cui il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli interviene tramite una nota stampa pubblicata sul sito del Dicastero sul caso di Montevarchi, dove la giunta Chiassai ha deciso di far somministrare ai figli delle famiglie morose solo pane e olio. Dopo che sulla sua scrivania sono arrivate le interrogazioni urgenti di alcuni parlamentari, tra cui gli aretini Marco Donati e Donella Mattesini, il ministro Fedeli replica: la scuola è per eccellenza luogo di inclusione, accoglienza ed uguaglianza. Le discriminazioni e le marginazioni non appartengono a questa istituzione. Mi auguro che la sindaca si attivi immediatamente per risolvere la questione seguendo altre più opportune strade. Il problema nel frattempo si è risolto perché anche le ultime 19 famiglie che, nonostante i ripetuti solleciti, non avevano ancora provveduto a mettersi in regola con il pagamento della retta della mensa, hanno optato per fornire ai figli il pasto da casa. Ad annunciarlo in conferenza stampa è stata la stessa prima cittadina di Montevarchi, Silvia Chiassai, che ha parlato di strumentalizzazione politica della vicenda e ha auspicato che il caso serva ad aprire una riflessione sulla necessità che sia il governo stesso a provvedere alla mensa scolastica come servizio essenziale garantito. A polemica conclusa, la palla torna al Ministero.